stranissimo stato di iperattività da la settimana scorsa, però io soprattutto da stamattina. E alla fine non siamo in cosplay, ma abbiamo avuto più voglia di vestirci da cerimonia. Siamo pronti per il matrimonio. Possiamo cominciare. Sorry, tu già per... No, Mary! Riesci a diventare mio Sta marito. zitta, sta zitta, sta zitta! Senti, tu... Io lo so che mi viene l'attacco di gatti. Sì, grazie anch'io. No! No, io l'ho sognato! Che piacevole! Mary, io ti giuro che l'ho sognato che piangeva Victor. Mary sta piangendo. No, Mary. È bellissimo. Si ritira. Nova. Che vocina hai? Aspetta, che non è da... È Angstash. No, Mary, perché me lo spuntano così? Cazzo, c'è una... Ma vaffanculo! Vaffanculo! Ma vaffanculo! Fino a luglio! Mi è venuto un Cristo per niente! Tutte le volte! Sì, che c'era, sì. Ho detto che cazzo! Maricio, Maverina, cominciamo malissimo. Ha detto che decideranno le cose alla fine della gara. Sì, se devono anche sposare, cioè qua facciamo troppa roba in 20 minuti. Non va bene, non va bene. Avevano detto che tagliavano l'esibizione. Se mi fanno una puntata di solo esibizione li ammazzo. Cazzo. No, c'è. Dai, ma ogni volta dico mi sta sui coglioni, lo fanno sento. Ma affanculo, mancava. Non hai fatto una chiesa, sei esclusa dal club. No, ma chi se ne frega. Ma me li fanno vedere tutti. Bella, fino alla fine questa bellissima canzone. Gli metteremo un... Sembra un remake di tutti le reaction che abbiamo fatto. Forse è brutta giornata. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma ci sono tutti! No, ma è la cosa più imbarazzante di questo mondo, io non ho visto Yurio! Non ho visto Yurio! Ma ecco io, sai? C'era sicuramente! E non l'ho visto! Ma è la cosa più bella di questo mondo! Cazzo! Ma la luce, al massimo. No, non niente. Dopo. Basta! No, ah, ma te l'ha detto anche spontaneamente! Ma perché? Cazzo! Sempre troppo fashion, Victor. Pure di signore, guarda anche le scarpe. Ma è già il momento di ballare, di ballare. Oddio, di ballare quella cosa. Ah no, non balla adesso, è vero. Lui c'ha ancora Yuri on Ice, ma c'ha un sacco di robe da ballare ancora. Punto. Tesoro, ma basta, brutta. Cazzo. Quanto svai for malestra? Cristo! Dai, Piccito, non c'è neanche tempo delle tue infornature. Oh, porca... Oddio! Fa lo stronzo, perché devi fare lo stronzo adesso? Lo fai per il suo bene, ma perché lo fai adesso? Mi viene male! Ah, che paura. Avevo letto solo kiss e stavo torrendo. Anch'io, mi è venuto la... Porca! La forza che ha le parole di Victor su di lui è una cosa bellissima. E poi un tempo non era così, un tempo se la prendeva, cioè l'altra volta aveva pianto quando gli aveva urlato contro, e questa volta invece cucini patatini. Suona benissimo. Suona benissimo. Dai, 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 dai. E quella che aveva fatto l'altra volta mi sarà ammazzato. Cristo, l'ha fatto per me!
No, vabbè. No, raga, non ce la faccio. No, no. Sei passato bravissimo. No, Pippo. No, vabbè, piange anche Crispy. Cristo. Sì. No, non è vero, non è finita. No, vabbè. Adesso c'ha l'ansia che gli ho detto di andarsene, adesso non vuole che se ne vada. Porca tro... Sei... Sono così orgogliosa! L'avevo detto che te lo devo superare. Te l'avevo detto! No, vabbè! Te l'avevo detto! Sì, me l'avevi detto? Yuri, sei bravissimo! Sei stato bravo. Cazzo è? Cazzo fate? Ma che è? Porca tro... No. Chi mi se ne frega dell'altro Yuro? Scusa Yuro, però volevo che il matrimonio adesso. Ma è suo figlio. Welcome back dove? Dalla guerra. Che cazzo voleva dire? Perché ha continuato a tagliare le scene? E ci fanno vedere Giacometti. E mi fanno vedere Giacometti. Lo ami. È vero che anche lui è morito. È vero. Fatecelo vedere di più. C'è un casino. Ma dov'è? Giacometti. È lì! L'ho visto! Ho buttato l'occhio! È fantastica! Amo! Lanciagli la corona, lanciagli la... No, come aveva la corona? Wow. La corona! No, che cosa bellissima! Ma che brutto! Ah! Ah! Fiori, fiori! Ah! Ora ti vedo! Guarda com'è Broad! Io ti vedo adesso! Ti chiamano? Come stai bene? Mi sento così. Sembra molto greco. No, sembra una... sposare dopo. Sì, ma sembra una tazzina. Oh. Ma non è finito. Cioè, è finito per loro il Grand Prix. No, c'è rimasto. Oh, bottana. Ma che bottone, suo padre, pezzo di stronzo! Amore della mamma, sei bellissimo! Oddio, non me l'aspettavo! Non so cosa mi significhi sta puntata per il momento. Cioè, non sembra un ultimo episodio. C'è troppa roba! Amore! Questo vestito cambia forma ogni volta. Quanto voglio bene a Yuri, però se balla tutto anche lui, a me non vedo un cacchio. Ma è finita la puntata, devono ballare altre due cose. Che... Che palle! Come fa a essere un ultimo episodio? C'è troppa roba da fare, cioè come... Cioè, non mi dite neanche chi ha vinto, che perché... Che palle. No, vabbè, bellissimo! Yuri, bravissimo! Per me hai vinto tu. No, no! Giulio che piange, no! Giulio che piange, no! Ho capito, adesso come ho fatto il collo. Giulio che piange, no! Bravissimo! È primo posto! Gliel'avevo detto qui. Vinceva Giulio! Sì, ma per 7 millisecondi. Ma io lo sapevo che vinceva Giulio! Io no! Io sì, io proprio... sapevo che vinceva! No, io lo sapevo che... Non me lo sentivo io niente. Ti giuro che lo sapevo. Io no. Ma se pensa di stronzo. Kiss... Bacia lui allora. Che cazzo ho rotto io? Porca m***a. Porca troia. Arimma. Di Cristo. E certo, se non facciamo la seconda serie. Sì. Siete a dire che voi poi mi accontentate di poche parole, cioè voglio dire. Ma no, era per fare la seconda serie, se no non ci stava. Ma che cazzo mi frega? Se vincerà subito, come la faccio la seconda serie? Io lo sapevo che vinceva Yuri. Basta piangere tutta la puntata. Ma io sai tutti, sai, no, Yuri. Io cioè, ti mi giuro che volta, beh, anche. No, io mi aspettavo che vinceva Yuri. No, io però era troppo giovane. Chi è arrivato terzo? No, ti giuro.
Non lo so, non l'ho mangiato. Guarda, era sul pattinaggio. Se sono ricordati adesso, mi sono ricordati nella puntata 12 che era sul pattinaggio. Anche però. Ma ha fatto vedere. Mi ha buttato 10. No, sto scherzando! Sto scherzando! Sto scherzando! No, 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 no! No, no! Ma non ci credevo neanche! No, Mary! No, Mary! Possibile, mi stavo scherzando. Mi stavo scherzando, non pensavo avrebbero ballato davvero insieme. Senza, magari senza le scritte. No, ti giuro che non me l'aspettavo. No, no, io non me l'aspettavo una cosa così permanente. Ma porca troia. Che succede, mo qua? Che cos'è? No, stavo morendo. No, no, no. Yuri. Ma Yuri? Ah, è vero che c'era la tipa che ha detto Kubo Sensei. È finito così? Ha detto Kubo Sensei. Ma dov'è l'esibizione di Yuri? Ma è impossibile, dov'è? La vita è sofferenza. Ma non è vero, ma che sofferenza ti sta mazza? Non può essere finito così, ci deve essere di più. Per me non è finita. Vorrei dire di essere felice, ma in parte sono un po' triste e delusa perché vi giuro preferivo che no, è da stamattina che sono estremamente in ansia e mi hanno fatto comunque lasciare con l'amaro in bocca e è una fine molto normale perché tipo il 90% degli anime finiscono in questo modo e poi si aspetta una seconda serie. Però io da Yuri on Ice mi sono sempre aspettata altre cose, nel senso che Yuri on Ice comunque era un anime con un ritmo totalmente diverso. Cioè era proprio diverso e voglio dire, avrei voluto sclerare. È troppa roba. No, mi sarebbe piaciuto proprio un botto finale. Cioè, per me sarebbe stata. È stato più un ultimo episodio la puntata 10. Se Yuri on Ice finiva con Victor che fissava il mare e rifletteva con Yuri riguardo alla sua vita, mi piaceva di più come fine. Questa sembra, ok, vogliamo chiudere, però non chiudiamo. Però non chiudiamo. Però facciamo vedere tanta roba. E poi la seconda serie mette. Quando è la seconda serie? Io devo aspettare un anno poi per la seconda serie. O che me la fate uscire il mese prossimo, che è già tanto aspettare un mese. Oppure no? Non lo so. Vabbè. Non lo so. Vabbè. Allora, noi adesso comunque, al di là del fatto che la puntata sia finita o meno, ci sia piaciuta o meno, è finito Yuri on Ice. Ci impiegherò un po' di tempo, ci impiegheremo un po' di tempo ad affrontare questo lutto, letteralmente questo lutto, perché ora sentiremo una grande mancanza. Sì. E quindi non lo so, noi avevamo intenzione comunque di reactionare altri anime, però volevamo aspettare e fare quelli che usciranno in inverno, della stagione invernale, perché ci sono un sacco di anime. Ci piacerebbe fare anche un Q&A, però boh, mi sembra siamo pochi e noi non. Vabbè, ci piacerebbe fare anche altri video, volevamo fare il video in cui parlavamo di Yuri on Ice, però adesso mi viene male pensarci. No, non ce la faccio. E non lo so, sta di fatto che comunque abbiamo aperto una pagina Facebook, non vi sto facendo pubblicità, non si sa perché abbiamo aperto una pagina Facebook, più che altro perché avevo bisogno di un posto dove parlare e chiedere che anime volete che guardiamo. Una cosa molto spazio, mi sembra. Volevo dire che Yuri on Ice è stata veramente una cosa molto importante, sia per il fatto che ci ha salvato l'anno. Sì, a noi personalmente davvero tanto, 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 nel senso che ci ha dato gioia, personalmente mi ha fatto conoscere non so quante persone. La Mary no, perché la Mary non parla con nessuno, la Mary è una sociale di merda, beh, non parla. È vero. Ha conosciuto anche lei, molto abbiamo conosciuto tante persone, io davvero tantissime. Cioè per me il mercoledì era il giorno in cui guardavo Yuri on Ice e dopo passavo il resto della nottata a editare il video e a parlare con le persone. Con un sacco di persone, anche persone che conoscevo sull'istante, quindi è una cosa bellissima. E non lo so, ci ha dato veramente un sacco di felicità. E la gente sicuramente, alcune persone ci credono pazzi a stare così in fissa su un anime oppure provare così tanta gioia per un anime. Io invece penso che sia una cosa bellissima. Poter essere così tanto felice, poter provare così tanta felicità per una cosa semplice come un anime. Secondo me riuscire a trovare così tanta gioia in un cartone animato è tantissimo. È una cosa molto importante.
Siamo veramente molto felici di aver fatto questa serie, questa miniserie. Non ci saremmo mai aspettate di entrare nel mondo di YouTube e soprattutto fare reaction agli anime, però si sa che Yuri on Ice ha fatto la storia. E quindi davvero grazie di tutto e ci vedremo presto. Che brutto, mi sento come una bestia. Mi viene da piangere più adesso che prima. Siete bellissimi. Grazie. Ci si vede presto. Nella pagina Facebook.